Qua Bughi TV diventa anche artista di strada, con uno vestito in modo buffo che fa cose buffe, solita stamburata, e quella cosa lì, diciamo che è andata avanti per tutto il Barbarossa, persone con qualche... ciao, ciao, non sappiamo chi siano, però Nicola in queste riprese, ricordiamolo che era in uno stato alcolico pietoso. Se avesse fatto degli etilometri avrebbe preso l'ergastolo, però fortunatamente stare con la bandiera in mano non prevede di soffiare dentro dei palloncini, e quindi sì, ci può stare come cosa. E gente abbandonata, io non conosco assolutamente nessuno, però è uguale, cioè non è una cosa che mi preoccupi più di tanto. Deve essere stato bello esserci, ma anche stare a casa è stato ugualmente bello. Ciao, un bellissimo signore. Stand gastronomico dell'azienda agricola, non so di chi. Queste sono delle tisane. Questi sono i soliti problemi di audio, che bisognerebbe darti dei pugni nella testa. E niente, sono stamburate così per tutto il tempo. È una lieve zoppia, perché lo stamburatore lì, il tamburista, il tamburello, parrebbe che con la gamba di destra abbia marchi un po', quindi è una lieve zoppia. Speriamo abbia curato il barmiao, direi molto bene. Ma io questo lo interrompo qua, perché chi se ne frega, cioè a un certo punto basta.